Ma io cercherò di attenermi il più possibile alla domanda, perché intervenendo per Sesto la voglia di intervenire sugli altri interventi è forte, ma sembra scorretta. Una battuta però la vorrei fare, che è questa. Io ho l'impressione che il comunismo non è né l'una né l'altra, nel senso che invece penso che è una possibilità non deterministicamente, oggettivamente data. Cioè, è data come possibilità e non come necessità. Ma in questo senso non è, a mio parere, né un ideale morale astratto dalla concretezza e materialità dei rapporti di classe e tutto il resto, né deterministicamente data dallo sviluppo. Ma però su questo poi si potrebbe discuterlo. Tra le due opzioni, quella che mi dà più fastidio è la seconda, quella determinista, perché se avesse ragione chi predica il determinismo del comunismo, qua noi saremo tutti dei deficienti a passarci le domeniche pomeriggio a discuterlo. Intanto, se avviene per cavoli suoi, sarebbe meglio fare altro, tutto sommato. E, detto questo, mi interessa provare a ragionare un attimo in forma, diciamo così, sulla domanda retorica di Cremaschi, perché secondo me in realtà è un punto vero di discussione. Prima questione, il capitalismo. Il capitalismo ha vinto, secondo me ha vinto tantissimo. Ha vinto direttamente nello scontro frontale e ha vinto in quanto è riuscito a far non solo a battere il suo avversario, cioè noi, ma essere egemone in larga parte del nostro schieramento. E non c'è vittoria più totale che non sia quella dell'aver sconfitto un esercito, ma è quello di averlo arruolato, l'esercito nemico. Allora, da questo punto di vista la vittoria del capitale è molto alta, secondo me, perché è una vittoria sul piano sociale dei rapporti di forza diretti, è una vittoria sul piano politico ed è una vittoria sul piano ideologico, in quanto sia, diciamo così, per l'offensiva loro, sia per problemi nostri, chiaro così, lo stalinismo e l'esperienza dei paesi dell'est, abbiamo difficoltà a misurare la parola comunismo in quella che potrebbe essere tutta la sua valenza dentro questo scontro. E ci abbiamo appunto una discussione con, legittimamente, prima credo Giovannini diceva, a volte mi viene il dubbio se va usata o meno, cioè c'hai un problema, non ha la stessa credibilità che aveva un secolo fa o che aveva nel 20 questa parola comunismo. Quindi il capitale ha vinto. Credo in primo luogo che, una seconda notazione che vorrei fare, è che il capitalismo vince anche perché, anche qui in forma non determinista, ma anche perché il capitale è in grado di fare delle transizioni al suo interno. E cioè io credo che bisogna abbandonare l'idea che sovente la sinistra italiana nella sua parte maggioritaria ha avuto, che il capitalismo fosse sostanzialmente un sistema conservatore. E come si è sentito tante volte dire che il movimento operaio doveva fare da supplenza per lo sviluppo capitalistico che i padroni non erano capaci di fare. È una stupidaggine che ha fatto danni nel movimento operaio italiano e comunista, ma è una grande stupidaggine, perché invece il problema vero è che il capitale, a differenza dei modi di produzione precedenti, ha base rivoluzionaria e vive in quanto si rivoluziona di continuo. E io credo che noi stiamo dentro una rivoluzione capitalistica. Cioè il fatto che il capitale riesce, diciamo così, ci ha battuto sul campo, nello scontro sociale diretto, ma ha anche modificato il terreno di gioco. Se guardate adesso a come viene riprodotto la forza lavoro, in cui, pensiamo all'Italia, la parte di lavoro salariato classico, cioè quello su cui il movimento operaio ha costruito la sua capacità di risposta e di diritti, viene aggirato attraverso mille forme di riproduzione del lavoro subordinato e sfruttato, che però non hanno più la forma del lavoro salariato classico, la dice lunga di una capacità del capitale di di incorporare nella sua risposta dei pezzi di domanda che c'erano nel ciclo di lotte precedente e di rovesciartele addosso, nel senso di riuscire per quella via a recuperare un elemento di forza. C'era una domanda di libertà dalla catena di montaggio nel ciclo di lotte precedenti, fortissima. La partita IVA, cioè il lavoro sfruttato senza nessun diritto, ma formalmente libero, è un pezzo di risposta. Cioè la capacità del capitale di
beccare dei pezzi di domanda per risponderli in forma esattamente rovesciata, cioè non come processo di emancipazione, ma come nuovo processo di sussunzione nella fase. Allora, il capitale come base rivoluzionaria e non come sistema conservatore. Detto questo, che caratteristiche ha la sua vittoria? Secondo me è una vittoria enorme, ma è una vittoria fragilissima. Perché, a mio parere, diciamola così, secondo me il capitale oggi ha dalla sua parte semplicemente il fatto di non aver nemici. Di non aver nemici intesi come una capacità di proporre un modello di sviluppo, chiamo modello di sviluppo anche se improprio, un'alternativa a questo funzionamento, in larga parte per responsabilità nostre. Perché invece a me pare che il livello di egemonia reale, cioè di saper dare una risposta ai problemi del futuro, il capitale sia a un livello bassissimo di egemonia. Noi viviamo oggi in questo paese in una situazione in cui la gente pensa che il proprio futuro sarà presumibilmente peggiore di quello che è stato l'immediato passato e pensa che probabilmente i propri figli staranno peggio di come sono stati loro. Lo misura sull'età dell'andare in pensione, lo misura sulla sanità, lo misura sulla scuola. Cioè c'è una rottura, secondo me un fatto enorme, di rapporto tra la tua vita e il tuo futuro. E una delle robe su cui il capitale ha tenuto in questi anni il confronto con i paesi dell'est è stata anche la capacità di dire non è vero, qui non c'è il socialismo, ma c'è un pezzo di libertà e c'è anche un pezzo di salario indiretto, di consumismo, di quello che volete. Qui oggi, secondo me, noi siamo a una crisi radicale da questo punto di vista, perché sul futuro questo capitalismo non è in grado di dare nessuna risposta, perché ti propone la legge della giungla, cioè il fatto che non ce n'è per tutti e si salvi chi può, chi ce la fa bene, chi non ce la fa, pazienza. E inoltre, con i disastri sul piano dell'ambiente, dell'alimentazione, di tutto il resto, ti propone un modello di sviluppo che non è in grado nemmeno di garantirti le cose che in questi 100 anni connessi al welfare e tutto il resto si era riusciti a dare risposta, cioè l'aumento della vita media, il fatto che era impossibile pensare che ti morivano i figli giovani, cioè che la gente si pensava che viveva 70 anni, non che ti poteva tornare. Ora, a me pare che da questo punto di vista, uno si potrebbe dilungare a lungo a descriverlo, ma in questa sala non credo che sia un problema, lo si può fare in un comitato, ma ci sono miliardi di elementi di crisi in cui il capitale ha vinto e ha vinto tantissimo. Il punto vero è che è forte perché non ha un'alternativa in campo, non perché ha una sua forza di egemonia intrinseca, e secondo me questo è un punto non piccolo. Secondo o terzo, quando ho messo i numeri, per cui che queste contraddizioni si aprono a mio parere su diversi livelli, perché noi abbiamo contraddizioni nei punti alti dello sviluppo capitalistico, la mucca pazza sta in un punto alto, così come il problema ambientale, di cosa stanno discutendo in questi giorni sulle questioni ambientali, così come il problema della libertà del lavoro nei punti alti dove c'hai le nuove tecnologie e avanti. Ma si apre anche sui punti bassi dello sviluppo capitalistico, perché abbiamo la marcia degli indios zapatisti in questi giorni, ma che cos'è quello se non una comunità pre-capitalistica che dice di no all'estensione del mercato capitalistico che altrimenti la distruggerebbe? Che cosa sono le lotte dei semterri, i contadini brasiliani, se non il dire di no al modello di sviluppo capitalistico infilato dentro loro? Allora, voglio dire questo, che mi sembra che queste contraddizioni di questo capitale che ha vinto e che non ha avversari, strutturati, apre però delle contraddizioni sia sui punti alti dello sviluppo capitalistico che su quelli bassi, e mi sembrano contraddizioni di fondo. Altro punto, mi sembra che in qualche modo queste contraddizioni stanno venendo al pettine. Non voglio assolutamente mitizzare il movimento di Seattle, perché il movimento di Seattle non è il nuovo partito comunista che spacca il sedere a tutti quelli che ho detto, non è questo. Però il movimento di Seattle, scusate la volgarità, il movimento di Seattle è, a mio parere, in forma emblematica, esprime una possibilità.
e la possibilità è, a mio parere, il fatto che quando si individua il nemico, e che in questo caso sono gli organismi che a livello internazionale gestiscono la globalizzazione, ovvero la distruzione di qualsiasi diritto individuale e sociale a livello mondiale, perché il diritto dei contadini del sud del mondo, come quello dei lavoratori o come quello delle donne nel nord del mondo. Questi organismi gestiscono la piena e totale libertà del capitale, togliendo qualsiasi rigidità, dove la persona umana è una rigidità in quanto tale. A mio parere l'individuazione del nemico ha permesso la costruzione di un dialogo, che per adesso è un dialogo, vedremo se riusciremo a farlo sviluppare in qualcosa di più, ma ha permesso il dialogo tra soggettività che altrimenti normalmente si scontrano, sono dentro una sorta di guerra tra i poveri, perché quante volte in questi anni, nel fatto che quando ti chiudevano la fabbrica non avevi nemmeno come chiamare chi ti aveva fatto quel danno, perché ti avevano raccontato il mercato e tutte le robe, sembrava la pioggia, chiude la fabbrica, non si può far nulla, e in questo non si può far nulla perché non hai un nemico, passa la guerra tra i poveri, cioè passa il fatto che tu con chi te la prendi? Con quello che sta un po' peggio di te per evitare che ti prenda il tuo posto. A me sembra che invece l'individuazione del nemico, come dice Marx, cito malamente, ma non sono di nessuna università, quando dice i lavoratori formano una classe in quanto si riconoscono come contrapposti ad un'altra classe. Per il resto i lavoratori sono l'uno contro l'altro come merci nella concorrenza, nel mercato. Secondo me è assolutamente così. Allora il movimento di Seattle, a mio parere, è interessante perché ti dice dell'individuazione delle contraddizioni del sistema capitalistico che oggi ci sono. Lo fa in un mix di individuazione di dati economici e di afflato etico-morale, ma a me pare che sia uno dei punti forti nostri. Non è religioso questa roba. Sembra giusto che uno si batta per un'umanità che abbia il diritto di chiamarsi così e non una roba ridotta a denaro e a merci. Quindi il mix di queste due mi sembra importante. Mi sembra che sia importante l'individuazione del nemico e che questo permetta il procedere di processi positivi. Qui siamo. Cioè mi sembra che il capitale ha vinto, ma non è vero che è invincibile, non è vero che non ha contraddizioni, non è più vero nella testa della gente che è il migliore dei mondi possibili, è semplicemente quello che hai, e non ne vede un altro la stragrande. Allora il problema è qua, vengo all'ultimo punto se non l'ho già fatta troppo lunga, no, posso? Secondo me il punto che abbiamo davanti è questo qui. Io non credo che sia per nulla detto che le forme di anticapitalismo, perché di questo si tratta a mio parere, che oggi ci sono presenti in natura, diciamo così, nel pianeta, assumano la forma della lotta per il comunismo. Cioè assumano il percorso, diciamo così, di un ragionamento verso la costruzione di una società in cui si coniughino il massimo della libertà e della giustizia, quelle robe lì, insomma, che chiamiamo comunismo. Perché secondo me la nostra sconfitta di comunisti è tale, e la nostra difficoltà a fare i conti da un versante con gli errori della nostra storia e dall'altro con l'innovazione di questo capitale sono tali che è possibile che dentro questo movimento anticapitalista che sta nascendo altre siano le spinte che vengono avanti, neocomunitariste un po' nostalgiche, che a un certo punto, non riuscendo ad avere uno sviluppo dialettico, ognuno si riprenda e i sindacati americani si facciano i cavoli loro rispetto ad altri e i contadini del nord contro... Cioè, che il movimento si può assolutamente frantumare. Secondo me il punto che abbiamo oggi noi davanti, e che riguarda, se ho capito bene, la seconda domanda, per cui arrivo solo fino lì, è che secondo me oggi siamo già nella fase in cui il capitalismo mostra degli elementi diciamo delle contraddizioni forti e anche dei pezzi di movimento di lotta che nascono da quelle contraddizioni. Il punto è se noi come comunisti siamo in grado di essere al pelo di quelle contraddizioni e al pelo di quelle domande. Su questo io ho molte più perplessità, perché mi sembra che siamo debolissimi sia sull'aver analizzato fino in fondo non solo i gulag, perché quello si fa in fretta, ma quali sono
gli elementi di cultura politica che hanno permesso allo stalinismo di nascere dentro il movimento operaio comunista e di plasmarne significative parti, perché questo è un problema nostro, non è mica un problema di altri. Così come noi abbiamo un problema di essere al pelo delle dinamiche che ci sono, perché temo che sovente ci dividiamo anche tra di noi, tra nostalgici di fasi diverse. C'è chi è nostalgico addirittura della fine dell'Ottocento, c'è chi è nostalgico della fase più fordista, e ci sono nostalgici, perché il comunismo è poi anche questo, che non è solo un apparato scientifico privo di problemi di identità, e anche il fatto che tu sei figlio concretamente di una generazione, di un ciclo di lotte, ed è difficile riuscire a fare un'operazione scientifica, ma qua sono già nella seconda domanda, su come mantieni la continuità dell'essere comunista e su come pratichi rotture sul modo concreto di essere. Il dire che diciamo semplicemente no, essendo che non c'è la malafede nella discussione, c'è il fatto di una drammatica difficoltà nostra a veicolare dei contenuti che vadano al di là di quelli che passano sui TG di Emilio Fede. Cioè il fatto che uno dice Bertinotti cosa dice? Dice il contrario e ha detto no. Dopodiché che ci siano, diciamo, malloppi di elaborazione su proposte di riforma della scuola diverse, questo ovviamente non è veicolato né dai TG di Emilio Fede né dall'altro, per cui non potendomela cavare dicendo di comprare e leggere Liberazione, e mi premurerò di far arrivare a persona le nostre proposte, però su questo non vado oltre, non diciamo solo no, c'è una serie di proposte. Io in questo secondo giro volevo invece dialogare maggiormente con le cose dette, sulle cose che diceva Berti, secondo me, vabbè, semplicemente rimarco una visione opposta. Berti dice, ma si possono risolvere? Dice, io penso in parte sì, poi non so se sarà quello che qualcuno si immagina come il regno dei cieli, ma che alcune persone in questo mondo possiedano migliaia di miliardi, altri muoiono di fame, mi sembra una roba in cui si può realisticamente andare verso qualche forma di soluzione. Perché non socialdemocratico? Perché io penso che il problema fondamentale e fondante sta dentro i rapporti di classe che si verificano nella modalità dello sfruttamento del lavoro, e che il problema non sia solo una diversa ripartizione del prodotto, ma sia un diverso modo di farlo quel prodotto. Perché, e qui credo fosse il primo intervento, o forse era il tuo, quando parlavi dello scambio, il problema del capitalismo non è solo lo scambio ineguale, il problema è che lì si paga la forza lavoro, cioè la tua riproduzione, e quello ci guadagna di più, non è uno scambio, non è un furto. Marx ci ha messo qualche libro a spiegare che non era un furto in senso di grassazione, è proprio un meccanismo che funziona in quel modo. Allora io credo che da lì bisogna partire, ma non riesco a capire. Si può discutere sul fatto che non sia fondata, che non sia dimostrabile in senso tecnico il fatto che si possa fare una società con l'autogoverno dei produttori. Dice dimostratelo. Francamente non si può dimostrare nemmeno che bisogna tenersi questa roba qua e che questa roba qua è insuperabile, perché mi sembra che ci sia lo spazio per una modifica. Lo dico anche perché, essendo completamente d'accordo con le cose che ha detto Burgio nel secondo intervento, lo sottolineo perché non mi succede sempre, anzi poco sovente, il fatto di averla fatta la rivoluzione ha introdotto un elemento di novità che secondo me andrebbe registrata scientificamente, non solo come fatto di volontarismo, cioè il fatto che effettivamente è possibile che si instauri una cosa che veniva vista come stato non di natura, insomma, come una cosa contro natura, come un fatto che le classi subalterne facciano la rivoluzione e aboliscano la proprietà privata, diciamo, dei ricchi, perché di quello si tratta, quando discutiamo di proprietà privata parliamo di quella in realtà, perché di quello si discute. Secondo, questa cosa che il capitalismo è infinito, anche qui secondo me bisogna essere al chiaro. Io non penso, l'ho detto all'inizio dell'altro intervento, che il capitalismo abbia le crisi e che le crisi sono definitive.
perché il capitalismo ha una sua capacità di transizione al suo interno, cioè la capacità di superare le crisi con, io le definirei, delle vere e proprie rivoluzioni al suo interno, che cambiano quasi tutto salvo l'essenziale, cioè il fatto che continua a permanere quel sistema. Però questo non vuol dire che non vi sono delle contraddizioni significative e che su queste contraddizioni si possa far leva per provare a cambiare il capitalismo, perché questo è il nodo. Cioè io non credo che sia da abbandonare un'idea per cui il capitalismo va in crisi a un certo punto, è finita e ci sarà un'altra roba dopo il socialismo, questa mi sembra una sciocchezza, ma invece cogliere l'elemento della capacità del capitalismo di rivoluzioni e di transizione al suo interno, ma in cui il problema nostro è esattamente in quel mix, mi sembra che tu allarghi un po' troppo la definizione di morale, ma in quel mix di possibilità storicamente data e di determinazione soggettivamente intesa, cioè non so come definirlo altrimenti, che tu dentro quella contraddizione provi a proporre uno sviluppo anziché un altro, ma che mi sembra assolutamente... No, oggi, qui a Brescia ci avete un bel po' di immigrati, che ci sia la risposta della Lega Nord nei termini della guerra tra i poveri e dell'apartheid, o che ci sia la risposta del fare il corteo assieme come avete fatto e della caravana, sono due modi diversi, la contraddizione è storicamente determinata, la contraddizione tu la puoi sviluppare, puoi provare a sviluppare in un senso oppure in un altro. Il comunismo dal mio punto di vista è lo sviluppo delle contraddizioni dialettiche nel capitale, non idealisticamente pensate ma materialmente determinate, verso quello che si diceva, l'abolizione della proprietà privata, l'autogoverno dei produttori e quant'altro. Su questo voglio riprendere una cosa di Burgio, perché anche su questo ha ragione e secondo me Berti torto. Il capitalismo è solo la proprietà privata dei mezzi di produzione? Io penso di no. Penso che il capitalismo è sicuramente la proprietà dei mezzi di produzione, proprietà privata dei mezzi di produzione. Ma il capitalismo è anche un sistema di un modo di produzione che riproduce incessantemente le gerarchie sociali a partire esattamente dal processo di produzione medesimo. Il capitalismo divide continuamente tra figure di ideazione e figure di esecuzione, tra chi ha lavoro creativo, tra chi organizza il lavoro e chi invece ha solo compiti di esecuzione. Il capitalismo è un modo di produzione che certo ha l'elemento della proprietà privata, ma un capitalismo gestito dai fondi pensione, in cui la proprietà privata, così come lo pensiamo noi col padrone con il berretto, il coso in testa, il cilindro in testa, non c'è più, non è che è meno capitalismo dell'altro. Se continua a riprodurre incessantemente questo meccanismo in cui lo sfruttamento della forza lavoro in qualsiasi forma fenomenica si presenti, perché la partita IVA è una forma fenomenica diversa dal lavoratore della Fiat che sta lì a timbrare il cartellino, ma è sfruttato in forme diverse, ma da un punto di vista dei rapporti di classe, esattamente come quell'altro. Allora, Marx ha scritto, a mio parere, il Capitale, da un lato per spiegare che il capitalismo non era naturale, ma dall'altro per invitarci a non fermarci all'analisi fenomenica dei fenomeni e cercare di coglierne l'essenza dietro. Allora, di dire che il comunismo è il moto di protesta della classe operaia fordista di 60 anni della nostra storia dell'universo, secondo me non è così, perché invece il marxismo è il tentativo di analisi e di comprensione delle contraddizioni che il sistema capitalistico determina e l'ipotesi di un loro sviluppo in senso non distruttivo, ma nel senso questo è, che è indipendente dalla forma fenomenica che la classe assume in quel modo, in quel momento lì, è indipendente dal tipo di contraddizioni, perché la classe operaia, dell'operaio di mestiere che poteva aver Marx davanti, è del tutto diversa dalla classe operaia fordista che abbiamo visto dagli anni 20 agli anni 80, ed è del tutto diversa da quella che iniziamo a vedere oggi, e magari quella classe operaia fordista che noi avevamo qui in quel ciclo di lotte ce l'hai oggi in paesi del sud del mondo dove si sviluppa, e quindi hai un altro pezzo. Il marxismo non è esattamente in quanto tale, cioè che non si ferma alla fenomenologia, cerca di cogliere i nessi di fondo, in questo senso si svincola dalla composizione di classe esistente.
Da questo punto di vista mi verrebbe di dire, e l'ultima battuta che faccio, che il problema del marxismo sono i comunisti, nel senso che questa cosa che io ho detto, cioè il fatto che il marxismo è un metodo scientifico di analisi e che non si ferma all'apparenza delle cose, fa poi i conti col fatto che noi siamo concretamente degli uomini e delle donne in carne ed ossa, che nascono, crescono, si formano una coscienza, non so se quello sta nell'ambito della morale. Io poi sono un po' incasinato perché io sono cristiano e comunista, sono marxista calvinista, essendo io valdese, calvinista. Ma non è detto, sai, cioè il Sudafrica l'hanno fatto i calvinisti, non l'hanno fatto i cattolici, l'apartheid, per cui li abbiamo buttati fuori dall'Alleanza Riformata Mondiale, però sono di famiglia nostra, diciamo, sono ginevrini, non sono papisti. Ma adesso scusate le battute, lo dico per dire che il problema è che l'applicazione di una capacità scientifica e di un metodo scientifico che implica la capacità di cogliere le trasformazioni ti deve anche far cogliere il fatto che ci sono delle cose che 50 anni fa erano giuste e ci sono delle cose che riproposte oggi sono sbagliate, perché non sono efficaci rispetto allo scopo. Allora il problema che secondo me noi oggi abbiamo come comunisti, ed è un problema grosso, non un problema piccolo, è che abbiamo da fare i conti con gli errori, cioè quelle cose che a occhio non erano giuste nemmeno allora. Io uso il termine stalinismo per capirci, perché è più complicata la questione. Ma per capire, diciamo, quel mix di robe che sono state lì, sono, dal mio punto di vista, non da dire è la storia di qualcun altro, è la nostra storia. E anche se, diciamo così, io personalmente sono nato nel 77 alla politica, più nel movimento del 77 che dalle altre parti, ed ero comunista nonostante l'Unione Sovietica, non grazie all'Unione Sovietica. Già quando ho iniziato ad essere comunista, pensavo che era una bella disgrazia che il nome che usavo io fosse lo stesso per cui serviva per i carri armati da qualche parte del mondo e non esattamente a portare la libertà. Ma noi abbiamo il problema di fare i conti con quello, sapendo che però è la nostra storia. Perché poi, quando sono andato a lavorare in Fiat, ho letto i libri dei compagni degli anni 50. E non è che si può dire quella è la storia di qualcun altro. Lo stalinismo è roba nostra. Io la penso così. Cioè che noi non dobbiamo liberarci troppo facilmente del fatto di dire, visto che noi non stavamo in Unione Sovietica nel 25 o nel 30, e quindi grosso modo non c'entriamo nessuno direttamente, allora è roba di qualcun altro. Io penso che è roba nostra, perché penso che degli elementi culturali che lo hanno reso possibile sono patrimonio un po' di tutti noi, e che quindi ci dobbiamo fare i conti, come dire, a casa nostra, sapendo che fai un'operazione di analisi critica della tua storia, non che guardi a qualcun altro. Secondo, che su questa cosa che già è complicata, guardate che per usare l'esempio dei cristiani, quando sono nati i movimenti ereticali nel Medioevo o la riforma protestante nel 1500, si sono posti un problema esattamente identico, perché i movimenti ereticali dicevano: come facciamo noi a essere i veri testimoni di Cristo se nel mentre c'è stata la Chiesa Cattolica che almeno dal 300 dopo Cristo in avanti ha fatto porcherie col Papa e tutto il resto? E si inventavano un modo per dire: ma noi, ci sarà sempre stato qualche eretico che ha continuato fuori dalla Chiesa Cattolica, per dire noi siamo gli eredi di quelli, no? Queste robe qua. Invece io credo, sono tutte... Il problema è che invece sicuramente ci sono stati tanti comunismi, stalinisti, compagni trotskisti massacrati, per carità, sono stati tanti, ma io credo che noi dobbiamo prendere la storia dei comunismi tutta assieme e di provare a farci i conti con tutta la storia, con tutto. Il secondo punto, e questo è già doloroso, il secondo punto è che tante robe sono oggi spiazzate esattamente da questa rivoluzione capitalistica, per cui io che arrivo dalla nuova sinistra penso che se noi riproponessimo uno schema di ragionamento quale quello che ad esempio avevo io nella fine degli anni 70 o negli anni 80, non funziona oggi,
perché è cambiato il capitale, è cambiata la classe, è cambiato il modo di funzionare della baracca. E quindi tu c'hai un problema, e non diciamo così, da un lato di fare i conti con i tuoi errori della storia, e dall'altro di innovazione, di capacità di cogliere, come oggi il capitale, che è un problema molto complicato. Perché fai conti con un punto di fondo che, essendo noi persone in carne ed ossa, uomini e donne, facciamo parte, alla fine, quando parliamo di rifondazione, diciamo la comunità, e le comunità hanno dei meccanismi di persistenza, di identità e di tutto il resto, che sono una, diciamo, una ricchezza di costruzione di relazioni, sono un vincolo e una difficoltà nella capacità di innovazione. Allora io credo che se un punto ci abbiamo oggi, grosso davanti, è di come riusciamo a costruire delle forme di attività politica, di forme di lavoro politico, che abbiano il problema dell'artificialismo, cioè del fatto che non esiste nessun soggetto che in quanto tale dà il giro al capitalismo, ma c'è il problema di connetterli, di collegare. Il problema che Lenin ci aveva quando parlava del partito, il problema dell'artificialismo ce l'abbiamo anche noi, ce l'ha il movimento di Seattle, e ce l'ha chi vuol porre il problema della transizione fuori dal capitalismo. Il problema è che l'artificialismo della costruzione di un'alternativa non può più essere fatto nelle forme in cui Lenin ci ha proposto, io credo, e non può più essere fatto nella forma del partito comunità che riassume l'identità di tutti, per cui o stai lì dentro e stai in linea oppure sei fuori dal gregge. Credo che ci dobbiamo inventare delle forme che rispondano esattamente al problema scientifico per cui è nato il partito leninista, cioè il problema dell'artificialismo nella costruzione della massa critica sufficiente a battere il capitale, ma che non ne ripercorrano i vizi di organicismo comunitarista, non saprei come dirlo altrimenti, cioè che tengano assieme il problema dello sviluppo dell'individuo nato nella modernità e che secondo me è oggi un punto non a favore del liberalismo, ma è un punto discriminante. Secondo me oggi non si può essere comunisti pensando che l'individuo si può mettere sotto il piede, dell'individuo e dell'individuo dentro il processo di trasformazione per la giustizia e per la libertà. Ma appunto, quindi, a me sembra che quello lì è un punto enorme che ci abbiamo davanti, di difficoltà e secondo me anche di comunicazione con le giovani generazioni. Cioè il fatto di riuscire a proporre non è una cosa solo sul modo di far politica, delle forme efficaci di azione politica e di connessione politica che non abbiano il tratto della caserma, dell'autoritarismo e della comunità che ti chiude, ma invece abbiano il tratto dell'efficacia e della possibilità di connettere delle esperienze anche diverse. A me sembra che questo è un punto su cui siamo proprio, diciamo, nella necessità della ricerca.